Vittoria col batticuore per il CNC Sporting che vince in rimonta su una ottima Olimpia Agnonese. Parte bene la squadra di casa al 14esimo, Ceri dalla destra, rientra e calcia. Pazzola però risponde presente, 22esimo, ripartenza non perfetta del CNC. Condorta che mette in movimento Marco Vecchio, sponda per Brunetti che fredda Recchia per il gol del vantaggio al 22esimo dell'Olimpia Agnonese. Tre giri di lancette e da punizione di Di Fortunato ribatte Pazzola con Ceri che però non riesce a trovare e finalizzare sotto porta. Poco dopo la mezz'ora il lancio è perfetto di Fortunato per Gerardo Letto che controlla e di petto al 31esimo va a realizzare il gol del pareggio. Nel finale del primo tempo al 34esimo il lancio ancora di Fortunato per Di Lullo che si gira e calcia, ma Pazzola da campione va a deviare la sfera in calcio d'angolo. Grande emozione nel secondo tempo, messo in piedi da Alessandro Nardella al secondo da rinvio, la meno peggio della retroguardia del CNC. Abate al volo trova l'Eurogol, il gol del 2-1 che porta avanti l'Olimpia Agnonese che due minuti più tardi rischia il tris da Dorta per Marco Vecchio, la conclusione che costringe Recchia a volare per deviare la sfera in calcio d'angolo. Al settimo cresce il CNC, tiro cross di Ceri con la sfera che termina di poco alta sulla traversa, 19esimo, Gerardo Letto in campo, in volata sulla corsia di sinistra, entra in area di rigore, va giù, reclama il penalty il CNC che il direttore di gara Rino Esposito della sezione di Termoli non concede. 28esimo, d'angolo di Icramellà e di Lullo che anticipa tutti di testa, si avvita in area ma la conclusione termina sul fondo. 34esimo da Icramellà per Giuseppe Letto, tiro dalla lunetta e palla che coglie in pieno il legno e in area il gol che arriva al 40esimo. Letto lavora un gran pallone per Lanciano, palla in mezzo, conclusione vincente del nuovo entrato che fa il 2-2 in extra time, ma proprio sul gong arriva addirittura l'incredibile sorpasso del CNC e ancora Letto che disegna per Lanciano che salta in un avversario e in area di rigore va a depositare in fondo al sacco l'incredibile gol del sorpasso del CNC che batte l'Olimpia Agnonese per 3-2.